Ok, ciao a tutti amici, follower e simpatizzanti di Facebook. Vorrei farvi vedere una piccola cosa molto curiosa che mi è successa. Allora, il 22 luglio di quest'anno mia sorella per il mio compleanno mi ha fatto questa macchinetta, questa macchinettina tutta simpatica. E che cosa serve? Serve per, insomma, per farsi i plettri. Il procedimento è abbastanza semplice. Prendete una carta dei servizi ovviamente scaduta, poi la ficcate. Aspetta, che la faccio vedere bene. Poi ficcate dove c'è il disegno del pletto. No, faccio, aspetta, si vede? Sì, perfetto. Si vede? Ops. Allora, si vede. Ok. La fate così. Stringete abbastanza bene. Abbastanza forte. Lo stringete abbastanza saldo. Però dovete stare attento che il plettro vi parte come un proiettile, tipo così. Visto? Non se ne è visto? Non si è neanche visto per quanto è partito. Dovete stare attenti quando fate i plettri con questa macchinetta qui. È molto precisa. È molto precisa, però c'è sempre da stare attenti perché i plettri sono dei proiettili quando vengono fatti. Ora ve ne faccio vedere un altro. Allora, una cosa del tipo così. Si vede? Ok. E mo ve la vedete tutta che fa. Tipo così. Aspetta che ve lo faccio vedere meglio così avete più effetto. Vabbè. Visto? Vabbè, ok, visto che macchinetta potente che mi ha comprato la mia sorellina per il mio compleanno, e questa macchinetta qui vi fa dei plettri praticamente perfetti, non c'è una piegunza sbagliata, niente di sbagliato, visto? Sono talmente perfetti che addirittura li puoi anche vendere. Io i plettri che faccio ho intenzione di venderli. E questi qui sono i plettri Signature Billy Sam. Beh, scherzi, vabbè, o scherzi a parte o cose vere o cose serie. Questi plettri qui, chiunque ha avuto questa fortuna di avere la macchinetta per farsi i plettri, se li può fare con qualsiasi materiale, carte di credito scadute, ma possibilmente scadute che devono essere buttate, che poi te le tagliano per restituirtele, e tu gli chiedi di lasciartele perché ti servono a te, perché è lo stesso. Poi puoi usare anche i CD che trovi per strada per dirtela, e ti porti a casa il rimasuglio del CD, prendi la macchinetta, ti fai il lavoretto e ti fai i tuoi 6-7 plettri quanti ne vuoi. Questo è stato un regalo molto utile e molto divertente. E infatti ho intenzione di vendere alcuni plettri che ho fatto, con un prezzo molto accessibile a tutti, in tutte le tasche insomma. 50 centesimi l'uno. Un bel plettrino come questo a 50 centesimi te lo fai. Solo che ve li vendo io. Cosa vuol dire? Perché andare nei negozi musicali, andare a fare i negozi perché ti manca il plettro, devi spendere un euro a plettro. Io ti faccio pagare la metà, esattamente 50 centesimi. Va bene, ok. Spero che questo piccolo video dimostrativo vi sia stato utile. Da Billy Sam, buona musica, buon divertimento e compratevela la macchinetta per i plettri, che io ce l'ho.
La usano pochissimi chitarristi purtroppo perché non è molto ricercata, ma è molto utile per farsi i plettri da soli. Va bene. Buona musica, buon divertimento.